E in più è così che dopo, quando parliamo di materiale, bisogna sapere che poliamide è un materiale che ha problemi con l'acqua e si riduce quando è bagnato. Significa se ce l'ho una struttura delicata e quando piove se si riduce del 10% può mettermi anche in tensione la chioma, cioè sono problemi che bisogna sapere. Abbiamo tre materiali, perché lo dico è un po' complicato, poliestere, poliamide e polipropilene, ognuno ce l'ha i vantaggi e i svantaggi. Poliestere ce l'ha problemi di allungamento perché mi permette dopo, poliamide ce l'ha il problema con l'acqua che si riduce quando diventa bagnato e il polipropilene ce l'ha anche altri problemi perché non mi piace più di dire, non lo so. Comunque io non vendo nessun prodotto, sono molto neutrale e per me è lo stesso quello. L'importante è che cominciamo a partire che sono questi due concetti, polipropilene, polimide e poliestere. Sono produttori diversi, poi lo diciamo con calma, e questo uno deve decidere cosa comincia a installare. Giusto una piccola premessa. Non siamo né rappresentanti né concessionari di nessuno di questi prodotti che oggi presentiamo, quindi non abbiamo nessun tipo di interesse, come dire, a promuovere o a vendere uno oppure un altro di questi prodotti. Siamo semplicemente qui per analizzare, per verificare i limiti, i vantaggi e svantaggi e basta. Quindi questo mi preme dirlo perché, per sapere che comunque il giudizio o le valutazioni che si danno sono valutazioni, come dire, disinteressate, non è che ci sono finalità commerciali dietro, questo è importante. Abbiamo nella macchina materiale pubblicitario che non vogliamo distribuire solo per il fatto che non vogliamo fare pubblicità perché non l'abbiamo per tutti, però ce l'ho un depilante italiano Io ho una grande che azienda. alla fine mi chiede, posso anche darlo, però non mi piace molto perché non voglio fare nessuno. Ok, c'è una. C'è, scusami. Se dobbiamo fare un consulente, in questo caso statico, non dinamico, su una porzione di pianta, una branca dominante completamente secca, e adesso dovrei chiedere una Sempre materia, morta. si morta, lo so che, ma solo per mantenere l'aspetto estetico. Aumentarsi, mi ha solo detto, no, guarda, a parte inutile, però si può fare oppure una cosa da dire, No, fai pure. tipo, Però il secco, attenzione, posso l'albero secco, l'albero è no, secco. l'albero non è secco. Ah, una branca secca. No, ok, non l'albero secco. La branca dominante di un cerno secolare e quant'altro, Una secca. una secca, però può essere mantenuta per il rispetto solo estetico. Levi. Ecco, è plausibile, cioè non è Sì, una però furberia fare una che. fune. E però tu ancori il secco su una branca sana. Sandro. Sì, no, quello sì, ovviamente, però è Fai questo, per esempio, al posto dell'acciaio, oggi c'è il Dyneema, un altro prodotto che è molto statico, più efficiente dell'elasticità. Carico di rottura 9 tonnellate, visto che è una pianta che è rigida, no? Perché il legno secco è molto rigido, no? E per cui se si viene piegato troppo si spacca subito, non ha questa forma plastica che normalmente il materiale verde ce l'ha, no? Dopo la parte elastica c'è una forma plastica e poi si spacca. Il secco non ce l'ha, il secco si spacca subito, però non ha effetto vela. E No, era poi più prendi fatto. due fasce assolate come sono messe qua, no? E metti un Dyneema in mezzo, no? E questo non ti permette un'oscillazione, ti fissa lì la Ed cosa. essendo rigida la parte secca, conviene mettere in più punti di No, perché sollevamento. non ha effetto vela, cioè questa No, chioma non ecco, si la rigidità muove. della struttura non conta. Beh, Puoi fare un dipende se è consolidamento grande. statico con dei sistemi Sì, specifici come no. Dyneema, che è un Perfetto. materiale No, pensavo più rigido. che, ecco, il problema più rapportato alla struttura secca e quindi alla rigidità, quindi alla fragilità, più che al consolidamento. Considera che una branca secca si spacca molto più facilmente, Sì. c'è cioè un livello di elasticità che è praticamente zero, per cui tu Zero. devi per forza vincolarla ad una branca sana, se vuoi consolidarla, se vuoi conservarla. E devi fare un consolidamento statico, cioè non puoi permetterti di far vibrare o di far No, quello oscillare neanche c'è, era minimamente. più fatto se considerando anche la velocità di reazione del legno. E quindi era una cosa possibile da proporre ai clienti con una baggianata. Sì. 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 Sì.
aggiungiamo il fatto del punto dove è inserita questa branca, il decadimento del punto di inserzione di questa branca secca non è pari alla stessa branca ancora verde, ancora no, qui sono tutte la relazione. Sappiate che qui c'è un orologio che gira completamente. Non è la relazione localizzata, è una relazione completamente diversa. Cioè, quindi tu lo devi tenere sotto controllo, come verifica un monitoraggio molto più stretto. Sì, ovviamente. E non puoi andare tanto avanti nel tempo, cioè un paio di anni. Sì, un paio di anni, Però dovresti controllare il motivo perché la banca è secca, perché sì, non c'è motivo, cioè, no. Questa è una si cosa da vedere caso per caso. Sì, no, certo. Però in questo modo non rischiamo di andare a scaricare le oscillazioni della banca verde sulla banca secca. No, la secca non oscilla più, è fragile, è molto rigida. No, quello se la banca facendo un assorbimento statico tra banca verde e banca secca. La branca verde si muove. Ah, tu fai porti logicamente, porti l'oscillazione anche su quello secco, quello è vero. Questo è vero, poi dipende dalla lunghezza dei tiranti, no? Se i tiranti sono 10 metri, 15 metri non lo farei più. Se la cosa è molto stretta, molto vicina, sì. Però se ce l'hai tiranti lunghi, e visto che l'allungamento viene dato in per cento, significa più lungo il tirante più ti permette l'allungamento, no? 20% su 5 metri o 20% su 10 metri c'è una bella differenza, per cui se è tutto stretto lo farei senza problemi, però porti logicamente la pressione del verde, però se il verde è così piccolo, se il verde è bosco grosso magari uscì la porta, o se no fai due livelli, no? Basso anche in caso di rotture, se proprio perché si specca su, cioè il grafico è tensione ammissibile, l'acidità, questo legno secco che ce l'ha più fragile, più rigido, però quando si spezza subito e ci vuole poco, mentre un legno verde ce l'ha un comportamento molto più morbido, qua dopo la rottura primaria ce l'ha ancora una forma plastica e dopo si spezza, per cui c'è tutto, quello è l'acido. Ok, allora c'è una pubblicazione dell'European Tree Worker manuale, non è più sul mercato, che ha fatto questa tabella, che abbiamo il conservamento in passivo, torniamo sull'inizio, aste dilatata, cavo in acciaio, mossetti e così via, cosa fissa, questo è il concetto originale di una volta. Queste sono le due possibilità, questa è una combinazione di fasce assolate con un tirante che può essere qua in acciaio, che può essere in dyneema, che può essere poliamide e poliestere. Oppure abbiamo il concetto polipropilene, PP, dove manca questa fascia assolata, dove c'è una componente solo, che è il giro, l'asma si fa col tubo, con il tirante e con la fune stessa, no? E poi qua si fa la salatura rapida. Essendo un po' rigido il polipropilene, svantaggio di questo materiale, bisogna mettere qua l'ammortizzatore per garantire una certa elasticità a questo campo, quello arriviamo subito. Ok, questa è una pubblicazione in inglese fatta da un signore che si chiama Schroeder, è ormai in pensione, vecchio direttore dei giardini di Osnabrück, che era uno dei primi nel 1992, se non sbaglio, a sviluppare insieme con la ditta Crowntex il prodotto Crowntex, che è questo, secondo me. Comunque è uno che sin dall'inizio si impegnava con questo e poi c'era Sin, un'altra figura che era anche uno, era il primo che faceva dei consulamenti però con un altro sistema che non è ancora diciamo completamente esperito del mercato, però molto con queste fasce rosse. Questo è il primo consulamento dinamico fatto da Sin e dopo è venuto Crowntex come secondo modello. E dopo la prima esperienza di smontaggio e di controllo dei tiranti è stata fatta nel 2000-2001, che loro hanno iniziato a smontare la prima volta i cavi che erano 10 anni in pianta. E lì hanno notato, attenzione, che il tirante da 2 tonnellate aveva ancora 500 kg di carico di rottura, si pensava con 500 kg di rottura. E lì è nata questa discussione che poi è finita la Let's Get Found nel 2006, tempi lunghi, 6 anni.
per trovare un d'accordo tra tutti. Questo è un po' la storia. Questo è il classico, questo è, c'è anche sul disponibile in inglese, questo è un riassunto della tecnica e anche del sviluppo, è invasivo, acciaio, polipropilene. Il polipropilene è stato sviluppato da Vessoli, con la prima del 1994 col Cobra, SIN, questo non è l'anno di vendita ma è la pubblicazione che lui ha inventato questa situazione con la, come si chiama? La fascia, e questo il concetto poliamide, poliestere in combinazione con la fascia solata. Questo è, diciamo, quello che abbiamo a disposizione. Questo per danneggiare l'albero, questo polipropilene, pettuccia e questo. Per cui adesso iniziamo già a parlare di materiale, polipropilene, poliamide e poliestere. Questi sono ormai i tre, e poi Dyneema. Dyneema però come statico, no? Questo è dinamico. Ok, abbiamo Dyneema. Allora, questo è Dyneema. Dipende un po' dal colore, è meno grigio, più grigio e così via, no? Questo è un materiale che viene attualmente utilizzato al posto dell'acciaio, significa che non devo più tagliare impianto, non devo più utilizzare le ridance, mosse, tutto. Posso utilizzare questo cavo ed è sul mercato, da, sul mercato dell'agricoltura, sul mercato della banca da tantissimi anni, un po' tutto che viene utilizzato in banca. E in pianta c'è poca esperienza, per cui non ci sono ancora 10 anni in pianta, per cui bisogna stare attenti sul prodotto. Ok. E lì c'è la linea rossa che significa le due filosofie. Il polipropilene significa, questo sono le due l'approccio diverso, c'è la ditta Cobra circa 94, Boa circa 2000, questi hanno litigato, uno è uscito e ha fatto una nuova ditta. Ah, non c'è più Cobra, c'è... ci sono tutti e due. No, sono i... si sono, cioè, si sono questo due. È stato inventato e brevettato da Vessoli. Quando il brevetto è scaduto è morto il suo amministratore, poi lui è uscito e ha fatto la bomba e fanno causa per loro. E per il brevetto, no? Per cui adesso vi lascio, poi c'è ci sono due ditte, la ditta forse più famosa in Italia è la Cobra, perché per anni è stata venduta da una ditta abbastanza grande, che l'ho perso il nome. No, devo farla perché... No, ma tanto lo sapete. La ditta si chiama Luce dell'Oste S.P.A. Detto con scusa, tanti sono. Ok, questo che vi ho dato adesso è polipropilene, vi lascio solo polipropilene. E PP, primo materiale, Cobra Boa. Dove l'altro? Questo, sì. Dov'è? Questo è la concorrenza che si chiama Cobra, e c'è scritto anche qua, questi sono i cappuccini, lì ci si vede, c'è ognuno, c'è la sua strategia, no? Alla fine mi, serve, mi piacerebbe che siete in grado di fare, chi non l'ha mai fatta, una cosa così, no?
Ecco. E questo si chiama cobra, è sempre polipropilene, è uguale, fate un giro così. Ok, e il materiale è poco elastico e per cui viene combinato con un ammortizzatore. Adesso lo facciamo tutta. Allora, questi sono gli accessori che questo modello polipropilene si parla anche di una struttura unicomponente, cioè solo una componente, il tubo, il cavo tubulare, vuoto, cavo. E questo è la cosa più importante, banda d'espansione. E lì parlavo che si può anche danneggiare facendo sbagliato, perché i diametri di queste cose sono molto fine, sono 11, 12, 13 o 13 cm in base alla carta di rottura. Non inserendo questo, il cambio prenderà il tessuto cambiale, prenderà 50 tape al giorno, soprattutto quando c'è vento. Come sapete, il cambio è poco, molto sensibile al tamponamento, all'urto, per cui si danneggia, è l'unica cosa che c'è l'albo per crescere, quello non devo dire, no? Per cui chi fa un consolamento senza questo è come fare un capitozzo, si danneggia l'albero. Poi c'è questa fettuccia qua, antiabrasiva, che si mette intorno alla pianta, al tronco, all'asola, si vede il cobra che ce l'ha una serratura completa, non so dove sia. Questa deve essere sempre combinata così, no? E adesso comincio ad essere pignolo e non è così, è sbagliato, no? Così è sbagliato. Io vorrei che questi due vengano fino qua, poi vi faccio vedere anche perché. Lì non si risparmia, tanto paga il cliente. Però non possono finire qua o qua, come si vede, che qua c'è il tronco, non funziona, non ha senso normalmente questa cosa. Questo c'è la due. Poi lo facciamo vedere fuori, c'ha due scopi, una volta logicamente protegge l'albero perché un po' di movimento, sfregatura c'è sempre. Protegge lui perché la protegge potrebbe logicamente staccare dei trefoli, visto che ce l'ho qua 28, se mi mancano due ho perso il corrispondente di carico di rottura. E poi c'è anche una regola di quanto si fa l'impiovatura, abbiamo deciso di farlo, come abbiamo detto, l'impiovatura, grazie. Solo, anche lì c'è un... prima si diceva sempre 30 cm, oggi bisogna stare attento a quello che dice la ditta, perché ci sono delle ditte che hanno dato ultimamente 40 cm, per cui 30-40 cm dipende dal produttore. Poi c'è quest'asola qua, no? Di riserva, che io mi piacerebbe vederli tutti uguali, grossi così, che passa la mia mano. Non lo... cioè non la quella della Yvonne che è larga così, la 15 cm. C'è anche la cobra che dice 2 e 4 tonnellate 10 cm e 8 tonnellate 15, però adesso lo scioglimento non è così importante. Alla fine questo, no? Dov'è? No? E poi questo qua, più corto possibile, 10 cm, perché ogni impiombatura riduce il carico di rottura. Questo, facendo questo buco qua, l'interiore qua, riduce il carico di rottura, riduce il carico di rottura, riduce il carico di rottura. Ho una serie, anche poi mettendo dentro l'ammortizzatore, il carico di rottura si riduce addirittura di devo vedere qua sul testo, di 15%, no? Però la ditta sa questo, per cui loro producono un cavo che all'inizio sa quella riserva in più, come ho detto prima,
per la gara antiarca alla fine mi arrivano in 4 tonnellate, dopo 12 anni lavorano 12 anni. Ok. Nel caso appunto del Cobra, del materiale diciamo più rigido, se io devo fare il consolidamento statico, evito di mettere il... Ti dicevo una volta, te lo sconsiglio, non è così rigido da fare una cosa rigida. Lui ce l'ha un allungamento dal 3 al 9% di base carico. Se tu ce l'hai, è troppo elevato, cioè è troppo dinamico per essere statico. Se tu ce l'hai una cosa stretta, va bene. Ma non metto l'ammortizzatore. Non metti l'ammortizzatore, però solo per una cosa stretta. Se tu ce l'hai dei funi lunghi, anche senza ammortizzatore, cioè, poi dipende, se hai pezzi grossi e arrivi al 60-70% del carico di rottura, si allunga al 9-10%. Allora fai il calcolo, 10% su 10 metri su un metro. La tua struttura è danneggiata, puoi permettere un metro o no? Questi sono i calcoli che devi trovare sul tempo, no? Per cui una volta si diceva rigido, cioè senza ammortizzatore statico e con dinamico, e poi c'era il poliamide che aveva una elasticità del 20%. Poi si diceva funi lunghi, Cobra, perché c'era solo Cobra, e funi corti, no? E Geffa, tutti uguali in Italia, la stessa cosa. La Geffa, che si dice Geffa, ha fatto una convenzione con Bambini Sementi e qua in Italia viene venduta come Triguardia, la stessa cosa, Trigard poi alla fine si chiama. Ok, e si diceva tratti lunghi, Roma, tratti corti, Geffa. Poi logicamente la Geffa ha perso i clienti, perché se utilizzi un prodotto lo tieni da sempre, perché c'è il massimo cambio, il magazzino non cambi. Cosa hanno fatto? Hanno inventato il poliestere. Hanno buttato sul mercato il poliestere dicendo che questo c'è un allungamento del 5%, significa quasi statico. Per cui per tiranti lunghi PES, poliestere, per tiranti lunghi poliamide, risolve il problema e rimane con la ditta della filosofia 2. Sviluppo negli anni, no? Prima c'era solo il poliamide e il polipropileno. E queste sono, qua sono in PES o in poliamide, dipende dal produttore. È un po' casino, non riesco a capire, è troppo complicato. Ok, buona Cobra, polipropilene, PP, molto resistente al consumo ultravioletto, perdita di 1% all'anno, per quello loro danno 12 anni di garanzia, no? È corretto solo utilizzando in combinazione con l'ammortizzatore. Questo è un pezzo di gomma. Ma se l'intendo statico? Nello statico meglio che fare un'altra cosa, l'enema acciaio, ve lo dico oggi. Solo quando ce l'hai i tratti corti, magari puoi prendere, allora prendi anche un po' sovradimensionato perché diventa più rigida, no? Cioè il sovradimensionamento non va bene perché un 8 tonnellate per avere il 20% di allungamento ci vuole tanti chili, perché anche l'allungamento dicono 20%, però ci vuole un millimetro, all'inizio con poco vento è quasi rigido, il 20% ci vuole un minimo di carico, poi parte e poi aumenta piano piano l'allungamento che arriva al 20% e tutti hanno un carico di rottura, cioè un allungamento di rottura, e quello è il problema, che diventa adesso il 35%, però è già casino. Come succede? Cosa succede? Cioè, il concetto del Cobra Boa mi piace molto, perché? Perché c'è la centrale? Perché è facile a me. Di più, oggi, una volta c'era l'ammortizzatore piccolo, da 2 tonnellate, quello grande, no? Oggi ce l'hanno tutti un modello unico che vale per tutte le categorie, ce l'hanno un bando di espansione per tutti, una volta c'erano ML, extra large e così via, oggi si fa così, 8 tonnellate extra, quello ce l'ha sempre extra, però 2 e 4 tonnellate ce l'hanno lo stesso bando di espansione, e se è troppo lungo, perché questa è la branca, no? E deve essere circa questa, si prende una forza. Finito, no? Per cui si taglia. Adesso facciamo un piccolo gioco.
avendo un nuovo cavo di 8 tonnellate così faccio meno fatica e ho bisogno di uno che mi dia una mano. Perché è così lunga? Alla fine la pesca, no? Ok, allora vi faccio vedere il concetto polipropilene. Diciamo con lei. No, diciamo, no, stai seduto, facciamo, dobbiamo misurare, no, forse l'ultimo, dobbiamo prendere la lunghezza esatta, vai ancora fino alla. Ecco, vai ancora. Peccato non funziona, è troppo lungo. Devo prendere una più corta. No, perché è importante, no, è importante la lunghezza, se no non funziona. Allora, facciamo un'altra. L'ho vedo un'altra. Solo pensavo che è così facile, no? Ok, prendiamo questa sperando. Perfetto, prendiamo questa. Adesso facciamo la lunghezza che nessuno sposta, poi facciamo da lì, si mette una sede in fondo, vai 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 vai, magari arriva, vai vai vai. E adesso, ecco, tocca il muro? Adesso sì. Ok, tocca il muro e qua metto questo, no? Questa è la lunghezza di questo tirante. Adesso vi faccio vedere tutto questo spettacolo per capire il concetto della polipropilene, no? Adesso inserendo, vediamo che va, senza ausiliari, ecco, rifacciamo. Io faccio qua la mia, vai, no, torna, ecco, vai, tocca. Adesso vedete che qua manca qualcosa, vedete? Questo è il trucco, mancano 20 cm. E questo è una cosa che mi piace, significa che il cavo, mettendo dentro questo ammortizzatore, si allargava e si riduceva di 20 cm. Sempre. Se questo tirante è un metro, 10 metri, 100 metri, sono sempre 20 cm, perché centimetri non misura niente. Non è percentuale. Significa che ogni cavo della polipropilene ha a disposizione 20 cm, indifferentemente dalla lunghezza del tirante, quello è il concetto fondamentale. No? E poi ce l'ha una certa elasticità, si dice in base al carico, da 3 al 9%. Ancora. Per cui non è molto statico, muove già tanto, 10%. E l'idea di mettere questo ammortizzatore è gomma, ed è una gomma molto morbida, significa che ci vuole solo 60 kg e entra già, si allunga già, no? Adesso logicamente avete capito il concetto, tirando si stringe, si fissa su questo e quello si allunga, no? Così è l'idea. Per cui uno a mano riesce già, è poco, riesce già ad allungarla un po'. E questa è l'idea che io ce l'ho, l'effetto bodybuilding, no? Che alla fine con un vento moderato, dove non serve ancora il consolamento perché non ce l'ho abbastanza all'apertura, però mi permette con 80 kg, 80 kg per una branca grossa così è niente, ho dei allungamenti molto morbidi, infatti il grafico è molto basso e poi sale, no? E questa è la cosa che mi piace, significa perché sull'alto concorrenza 5%-20% di elasticità ci vuole un minimo di carico, 100 kg questo non si muove neanche, ci vuole il minimo e questo si può vincere dai grafici che vengono ormai anche consegnati da un produttore. Allora questo sì, è interessante, però non è la cosa assoluta, per cui è solo per far capire questo ammortizzatore, è proprio una cosa che permette un allungamento anche con carico inferiore, 20 moderati, e poi mi dà il 20 cm di allungamento, indifferentemente dalla lunghezza dei tiranti. E questa è la cosa che, e poi logicamente utilizzando la banda di espansione si può utilizzare senza fascia solata. Ok.
questo, no? Questa fettuccia qua si mette intorno e così via. E adesso abbiamo detto tutto, no? Adesso andiamo al PES. Posso chiederti una cosa? Prego. Hai detto che infilare questo qui l'ammortizzatore o fare l'ASA riduce... No, solo l'ammortizzatore si riduce. 15% ah, il calcolo del tuo. Non ho capito perché. Perché il problema è del cavo, significa tu ce l'hai un cavo a filamenti, no? E il calcolo di rottura da cappio a cappio senza... appena tu fai una modifica su questa struttura tubolare, vuota, e fai così, si riduce già un po' il calcolo di rottura, perché qua è aperto, no? Significa che tu ce l'hai tirando, ce l'hai questi che non vengono tirati, tu ce l'hai un totale di 22 trefoli, se due non vengono sollecitati, cosa ho detto? 20 o 23? Meno 2 sono 21, non so come tanti sono. C'è l'unico Andrea Trentini che ha contato una volta i trefoli piccoli, uno, questi li ha contati. E allora, vedi, ostia... Mi mandano queste cose a volte. E attenzione, si apre molto volentieri. Per cui tu apri qua, hai capito, no? E questi qua, due laterali, non vengono sollecitati. Ottima. E così la catena di riduzione c'è, no? Auguri. C'è una domanda, scusa. Prego. L'ammortizzatore se ne può mettere anche qui uno. Passare da 20 a 40 cm. Allora, cioè il produttore ti consiglia di mettere una e sull'8 tonnellate 2, poi ve lo spiego anche perché. Solo sull'8 tonnellate, ma lì è il problema di loro, perché producono solo un ammortizzatore per 2, 4 e 8. Se no dovremmo vendere un ammortizzatore più grande per evitare una produzione extra, fanno, ti dicono metti due. E dove si mette quell'ammortizzatore è lo stesso, anche se nei disegni viene messo sempre al 100, nessuno deve mettere al 100, basta che le vengano infilati da qualche parte. Allora, questo qua sono i cappuccini, ogni scusa anno ce l'ha un colore. Prego. Scusa se vado a concreto, no. Non riesco più a... Quindi su piante molto elastiche, non so, tipo il piccolo smontatile così. Ah. Bisogna lavorare sull'asco, non sull'ammortizzatore, se non se ne può mettere più di uno. Perché vuoi mettere di più? Perché vuoi permettere all'albo che oscilli di più? No, se io non sono in grado di valutare quanto mettere l'asco in cavo, mi posso salvare mettendo più di un ammortizzatore, no, allora mettere più in tensione il cavo. No, perché appena metti in tensione il cavo solleciti già un po' il cavo, no? Allora appena si muove è subito in tensione, non dovresti farlo, dovresti farlo un po' lasco in modo tale che non sia in tensione, però la domanda non si fa quando tu fai un'installazione. Se tu fai un'installazione tecnicamente non è fattibile, se ti impegni un po' lascialo dritta, non ce la fai. Per cui se tu la fai una chiusura poi la tiri un po', quella pancia di circa 20 cm è da fare, no? L'inverno un pezzettino di più, però è difficile dirti adesso 32 o 33 perché nessuno va lì a misurare, deve essere una cosa empirica così da occhio, non riesci, anche le ditte non possono darti il meglio, cioè capisci un po', questo è il problema, bisogna Paolo, però uno che installa non conosce questo problema, perché tu la tiri e la metti sempre uguale, poi quando è così già fai fatica a vedere se è dritto o meno così. Basta che non fai la pancia così, no? Quello è importante. Questo adesso... C'è un'altra domanda. Ah. Volevo chiedere, una volta abbracciato l'albero, è corretto fare il cavo passante e poi... Da qua no, per quello dico scheda tecnica. Così come ho fatto vedere prima, adesso lo faccio vedere, oh, qua c'è un altro sistema. Passando si indebolisce il cono, no? Per cui la chiusura rapida, l'impiombatura deve essere fatta giusta,
e loro ce l'hanno un sistema e loro ce l'hanno un altro e poi c'è una ditta non so quale loro che ti fanno una all'inizio e una dopo una, un passaggio totale, secondo me molto strano, però se loro me lo dicono io lo faccio così, non è un ordine. Allora, l'importante, visto che ci sono delle scadenze, no? Garantiscono loro, garantiscono 12 anni, hanno inventato il sistema di riconoscimento. Boa Cappucci, quest'anno sono rossi, sul sito di loro ci sono tutte le annate e uno guarda, blu, 2006. No? E... Non bisogna salire in pianta, no? La boa, essendo la concorrenza, doveva fare un'altra cosa. Hanno inventato queste cose qua. Ogni anno, no? E questi sono molto resistenti alla decolorazione, mentre quelli fanno un po' fatica. Significa, per chi interessa, boa cobra, il cappio finale deve uscire dai trefoli, perché bisogna vedere questo. E cobra, boa, invece, teoreticamente, e ve lo consiglio, visto che vengono chiusi col nastro, ve lo consiglio di lasciarli dentro perché il nastro non tiene molto. Ok, e poi si monta qua, o qua, come volete, una per pianta, e così si sa. C'è anche meno carico? Sì, hai fatto, diciamo, questa riduzione, no? Ma poi devo dire ancora una cosa. E allora, questi cappucci, cioè i trefoli sono così che si apre subito la cola, guardate proprio il metro, perché è veloce. E questi vengono tagliati con una forbice, con un coltello molto normale, poi si infila questo, quelli vengono chiusi con il nastro che ti danno anche subito qui dentro, nella fornitura, c'è dentro anche il nastro rosso sviluppato da loro, loro il nastro è rosso, si vede. E questo ci vuole un pusciatore, che è un po' piccolo, io ho la macchina un pezzettino più grande che è meglio. Ed è c'è un problema perché se ti cade il bruciatore e sei da solo che non dovresti più per l'anno 81-08 dove nessuno ti porta sul bruciatore. Questo è debole, questo bruciatore, ci vuole uno un po' più potente. Questo è un tubo sì, aderente, l'ho fatto anche male se non sbaglio. Comunque ci vuole un. Loro ce l'hanno due bruciatori in vendita e questo è troppo piccolo. Bisogna evitare di andare col calore sui trefoli qua vicino, questo è molto importante soprattutto. Ok, fatto bene tiene, non fatto bene non tiene, si alzano. Però è così diventa qua davanti la punta per fare la impiombatura. Ok, allora. Questo adesso è un esempio un po' strano, con le latte. Normalmente, secondo la ZFAO, ci sono tre cariche di rottura. 2 tonnellate, 4 tonnellate e 8 tonnellate. E così, in base ai diametri, come abbiamo già sentito, si può, no? 2, 4 e 8 tonnellate. In base al diametro dalle branche del fusto da ancorare si può scegliere al pezzo giusto e non è, deve essere sovradimensionato perché sennò diventa più rigido. E in più se non ce l'ho un 8, che è un pezzo molto grande, posso anche prendere un 2 da 4. E loro hanno nella vendita 2, 4 e 8, ci sono le altre ditte che fanno 2, 4, 7 e 12 per divertirsi, ma comunque la ZFAO ha deciso di fare 248. Ok, adesso c'è qua quel filo rosso, no? E quel filo rosso fa grossi problemi.
che spesso è rotto. Quando aprite una bobina, lo installate, vi succede che questo filo qua è rosso, è spezzato. Se il filo rosso è spezzato, adesso potete dire che non cambia niente, fate lo stesso avanti. Però se aprite la bobina e c'è un trefolo rotto, dovete rimandare indietro, no? Logicamente, se manca uno di 20 trefoli, avete perso un ventesimo. No? Per cui bisogna, poi alla fine c'è questa risposta qua al cliente, la ditta Aburea che vende Bora, ha scritto al cliente che non c'è problema, che anche se manca il filo rosso non c'è nessun problema e il cavo può essere installato nonostante per 12 anni. Questo bisogna averlo, se no uno fa rischio. No? Significa che il rivenditore, se il prodotto non è stato comprato direttamente in sede, il rivenditore deve mandare indietro oppure chiedere questo certificato, ma io non lo farei via, cambio. No. Cioè, comunque, questo è solo segnaletica per distinguersi dal Cobra, che è uguale. Allora si fa la solatura, che lo facciamo poi il pomeriggio, con dentro la banda di espansione, quello è importantissimo, no? Per poterci il cambio, qua è larga, è già dentro. E tu c'è antepressivo per proteggere lui e l'albero. Poi in questo caso è 8 tonnellate, 40 cm qua. Poi si esce, si fa questa, e poi si entra e magari si lascia dentro qua più corto possibile, non deve essere lungo meglio tagliarlo e farlo vedere. I motivi abbiamo detto, no? E lì c'è un aspetto che poi lo faremo un'altra volta, ma me lo disegno subito, che questo è il diametro del perfusto, non so se si vede, sì. Questo è il fusto, allora faccio il diametro minimo, metà diametro, minimo, di più, meglio, 30 cm oppure 40 cm, poi c'è l'asola che eventualmente esce, no? E questo qua, 15 cm. Questo è più o meno quello che dice unisono. Cobra e Boa, vale per queste due ditte, no. Anche per 2 tonnellate. Anche per 2 tonnellate. Per 5 tonnellate gli dicono 40, per 8 tonnellate 40 cm, per 2 e 4 30 cm. Questo però solo Boa e Cobra, no? Altri ce l'hanno altri concetti. La cosa che è stata stabilita dalla ZFAO è che questo qua deve essere un angolo acuto, qua. Per cui questa distanza qua deve essere, questa è anche la riserva di un eventuale incremento di umidità, perché una pianta qua sopra e dopo 10 anni cresce, no? Soprattutto perché può flettere grazie alla mobilità, al materiale elastico. Questo qua deve essere un angolo acuto, per cui questo deve essere minimo metà di Holbe. L'idea è che qua abbiamo sempre sopra una media di 30 cm di diametro, una circonferenza di 100, per cui questo sarà al minimo 15 cm. Generalmente sopra abbiamo sempre un metro di circonferenza. Se uno calcola la quantità che consuma, come si fa? Distanza più 4 metri, no? Buona cova, parlo solo di buona cova. Distanza tra noi due da consolidare sono 5 metri. Ci serve 9 metri per fare questa legatura tra di noi, no? Perché un metro di circonferenza là e là, e tutta questa parte qua, 15 più 30 più 15 più il giro, è un metro. Un metro, per cui 2 metri a lato sono lunghezza più 4 per cova boa, e altri sono altre, no? Questo è più o meno, e lì si può sempre fare un metro di circonferenza, anche se un po' di meno, un po' di più, però facendo 2/3 di altezza siamo lì. Quando aumenta il diametro del tronco, la giolina, il cobra non se la prende?
Vorresti farlo più grande? No. No, cioè aumenta, col tempo aumenta il diametro del tronco. Sì, se lo prende. La sua linea sopra. No, no, quella è ferma. Non se la prende, con no, il momento non lo o lo fai te o l'albero da solo non ce la fa. No, no, quello non si muove, si è fatto bene, anzi è importante. Perché lì si è chiusa o aperta, sai che hai avuto un colpo forte e impianta e la vedi da sotto. No, questo è un sistema di controllo. Eventualmente potresti allargare un po', no? Però non automaticamente non si allunga. E allora, sì? Ma quando fai quando monti tutto il sistema, diciamo, i 4 metri che tu hai detto di distanza più 4 vale per dal 2 all'8 uguale? Logicamente all'8, essendo forse un po' di più grande, dovresti farlo più 5. Sì, cioè tu hai calcolato, chiaramente tu dentro c'è calcolata anche la fascetta dell'espansione. Sì, sì. Il problema è questo, che in vendita c'erano da 2 metri, 2 tonnellate, cobra boa, vendono 100 metri, una bobina completa di 100 metri. 4 tonnellate, una bobina completa di 50 metri. 8 tonnellate, una bobina completa di 50 metri. Per cui, se io ce l'ho un cantiere e devo installare un triangolo che sono distanti 30 metri, no? Più 12 sono 42 metri che consumo là, da 4 tonnellate. Mi compro una bobina o un kit, 4 tonnellate, ce l'ho dentro 5 legature, gli accessori 5 legature, e allora mi avanzano 8 metri. Questi 8 metri posso buttare via. Utilizzare per il tema della macchina, perché non mi servono mai più. Per quello devo essere bollato al calcolo. Non si può prendere sfuggio No. E il problema del cablaggio, del cavo, è questo, che loro sono bobine di 100 metri o di 50 per 4 tonnellate, e poi ci sono i cosiddetti kit, come si chiamano? Sì, kit secondari che ci sono ormai 25 metri, così tu puoi combinare un kit completo con un kit di 25 metri, così ce l'hai 75 metri. Però cioè, il problema è che bisogna essere un po' alla larga del calcolo, no? Perché quando tu ce l'hai in magazzino 8 metri, quegli 8 metri non li utilizzi mai più perché domani ti servono 9, no? Per cui il cliente paga la bobina di 50 metri se tu metti su 42, questo, no? Bisogna essere un po' alla larga, se no non funziona. È sempre 10 metri una distanza se fai l'appalto, e se non devi neanche controllare la pianta. Scusa, c'è una domanda. Questa è una media che tu torna bene, no? E l'importante è che poi questa cosa qua va fuori fino all'ultimo, no? Questo è molto importante, non va risparmiato, 40 cm perché è da 8, e questa qua. E siamo ok, e dentro questa, no? E cobra uguale, solo che cobra ce l'ha i cappucci che devono uscire, no? Questo è un boa cobra, sapendo che, lo dico adesso, così dice la boa, però sarà più o meno uguale della cobra, che loro ti danno, ti garantiscono 12 anni di garanzia, e la boa ce l'ha una diminuzione annua di 2% in base alla luce ultravioletta. Per cui loro partono i 2 tonnellate, faccio l'esempio, i 2 tonnellate di loro qua, no? Allora, PP. Boa faccio adesso perché ce l'ho solo da loro, proprio la scheda così dettagliata. Ce l'ho una riduzione annua del 2%. Ce l'ho un carico di rottura iniziale di 3,48 tonnellate, parlando di 2 tonnellate, no? Loro partono con questo e ti garantiscono per 12 anni questo, no? Per cui ce l'hai 2 anni, 2% all'anno, significa che dopo ce l'hai ancora 2,8 dopo 12 anni, ce l'hai ancora 2,8 per cui sei ancora superiore, fai ancora di 2.
poi ce l'hai una, se si spacca un trefolo, uno, perdi in 6 volo 25%, per cui sei ancora alla buona, perché al posto di 2, 8, dopo 12 anni, 2,8, con questo qua si riduce a 2,64 tonnellate, no? Per cui siamo ancora alla buona. E poi il cilindro anti-shock, l'ammortizzatore, è una riduzione del 15%, per cui meno 15%, non so se l'hanno tolto sopra o sotto, alla fine con questo calcolo loro ti garantiscono che dopo 12 anni c'è ancora 2 tonnellate calcolo di rottura del tirante, perché loro partono con 3,48, no? Ok, questo adesso vale anche per Corvo, è sempre la stessa cosa, e direi che passiamo all'altro, no? Quando parlavamo dell'allungamento delle polipropilene, dicevi 9-10%. 2 a 9. Scusa? 2 a 9. Da 2 a 9. Poi PP, sì. Dipende dal carico. Incluso i 20 cm che dicevi del pistone? Sì, quando c'è dentro i pistoni, sì. Però è una cosa non in percentuale, ed è una cosa fissa, sono quindi i 20 cm in più. Poi ve lo faccio vedere i grafici di allungamento e sì, si vede, per cui i 20 cm su 3 metri e i 20 cm su 10 metri, ma è sempre 20 cm più, il resto tra il 3 e il 9 dovresti in base alla lunghezza togliere i 20 cm un po'. L'allungamento causato dal pistone è detto interviene già dopo 60 kg di forza. Sì. Invece allora, il rimanente allungamento rispetto agli altri materiali è più, necessita di un intervento di maggiore forza per intervenire oppure no? No, no, il calcolo. E l'altro materiale necessita un pezzettino di più per intervenire, no? Perché l'elasticità dipende dal carico. Sì. Cioè il 20% di carico sul poliamide non ce l'hai subito con 100 kg, ce l'hai alla fine, col massimo di carico. Con il 50% di carico ce l'hai forse 8, non lo so. No? Dipende, adesso non conosco le caratteristiche esatte di ogni materiale, però il trucco tra questi e questi, che loro hanno un fisso di 20 cm per ogni tirante, mentre loro parlano di percentuale, questa è la grossa differenza nel concetto. No? E in più la solatura, no? Si può mettere in scoglia con del normale nastro isolante o si fa qualcosa di, anziché usare il cappuccetto? Il nastro isolante non ti tiene a luce, questo è il problema. Io te lo sconsiglio, questo è il problema. Cioè tu non puoi mettere questo cappuccio, no? Deve, o allora preferisco lasciarlo dentro, cioè il boa puoi lasciarlo dentro perché non ha funzione di segnale, no? Mentre qua è importante che lo fai vedere perché ci vede l'anno, no? Nastro non tiene, nastro dopo 3 anni ti cade giù, allora si apre, si streffola, e quello si ha visto come si apre subito, quello più grande più si apre, 2 tonnellate è abbastanza buono, ma il 4 e l'8 tonnellate è un disastro. Se lo tagli fai già fatica a mettere giù il cappuccino, no? Perché è già grosso, no? E questi, per cui mettere il nastro non è perfetto secondo me, dovresti prenderti un bruciatore piccolo. Ma quello è troppo, che ci sono altri, devo sceglierlo, che lì si fa abbastanza bene, no? Però bisogna farlo bene, quasi un po' veleggiarla, perché sennò non tiene. Però se fai il nastro più o meno si apre, poi c'è lì un terminale che piano piano si apre, no? Poi non sai se entra lì, capisci? Cioè, non è corretto. È corretto? Non c'è solo il nastro, però non ci sono molte indicazioni. Perché lo fa? Il cappuccio sopra il nastro non ti tiene il cappuccio, no, non ti tiene perché è una condensazione. Cioè questo materiale è fatto che tiene sul polipropilene scaldandolo, no? È una specie di vulcanizzazione. Se tu lo fai il nastro sopra, il nastro è un altro materiale. Può essere tessile, può essere, non so, il PVC, non è la stessa cosa. Cioè io il nastro Cobra non devi mettere il nastro, devi mettere questo. Le volte un inverno
con quel cappuccio per entrare in modo. Ma io risolvendo il problema così che un terminale l'ho lasciato dentro, chiuso con nastro, e l'altro mi sono impegnato di mettere il cappuccio così sono in modo. È molto più complicato. Almeno hai ridotto una sulla, un cappuccio, no? E l'altro fai il nastro e la lasci però dentro. Sì. No? Oppure se fai un triangolo basta che lasci fuori uno che si vede. Oppure puoi anche prenderti questi, basta che corrisponda il colore. Cioè è importante che chi fa il controllo deve capire di quando a quando è dentro questo congelamento, se no non ha senso. Questa cosa. Però meglio non rispettare questo che farlo sbagliato. Per cui se tu non vuoi fare questo è solo di nastro, allora magari lasci dentro tutti e te ne freghi del controllo. Almeno non hai fatto una cosa sbagliata. Meglio questo che lasciarlo fuori mentre il nastro, per il nastro poi è blu, no? Che lo prende dall'elettricista, no? O giallo. Immediatamente puoi risparmiare anche parecchio tempo. Sì, sì. Perché lo fai più stretto. No, ma se tu ce l'hai più tiranti fai su uno questo e se gli altri nastro è dentro è facile. Però se lo faccio su uno solo, poi a livello di assicurazione, perché me lo garantiscono 12 anni, succede qualcosa, l'ho messo su uno solo in tutto il triangolo, me lo contestano? C'è sempre una fattura dietro te, se ce l'hai fatta. Cioè, e alla fine è solo valido questo. Ma io la fattura posso averla di un altro piano, cioè di un altro lavoro. Questo è difficile, però devi trovare un modo superandi, perché lì devi tu essere in grado di dimostrare, quando ti succede tu devi dimostrare che l'hai fatto corretto, gli altri non te lo dicono, no? Gli altri dicono che è, almeno cerca di. Tu devi dimostrare, per cui se non hai niente, il cappuccio è caduto, fai difficoltà, sì, si può chiedere l'operaio, capisci, però tu non ti ricordi più dopo 6 anni se l'hai installato nel 2002, 2008 o 2006, cioè si sfaglia tante piante, no? Non funziona. Per cui se fai così, come faccio anch'io, perché non mi piace mettere il cappuccio, lo so, fai i nastri, lo fai almeno su uno in modo tale, perché non fai un errore tecnico. È solo un'informazione, se non fai l'informazione non è grave. Preferisco lasciare dentro i cappucci così, perché quelli si aprono, no? Ok, e andiamo sulla concorrenza. L'1 meno un quarto dobbiamo andare poi a mangiare. Allora facciamo materiale, no? Allora, poliestere, poliamide, è sempre lo stesso concetto. E lì ci sono più ditte. C'è la GEFA, che è il leader, diciamo, del mercato, la più grande, che in Italia cambia il nome. Convenzione, stessa cosa. Io parlo sempre di GEFA, però intendo sempre questa. Poi c'è Libre, che fanno anche il poliestere. Poi c'è il TriSafe, anche molto diffuso. Arboline, l'ultimo sul mercato, ed è il più economico. 2 metri, 2 ore e mezzo, se uno vuole risparmiare la sua Arboline, fa tutto sbagliato e così risparmia solo. Arboline, Crowntex, il primo di tutti, no? Adesso ve lo faccio vedere qua nel casino come sono. Questo è Arboline, no? Arboline viene fatta da una ditta molto famosa che si chiama la Gladstein, che fa tutte le prove dei climber, chi fa climber conosce questa ditta. Hanno pensato che si può fare soldi, hanno inventato Arboline. Questo è poliestere, no? 2% dell'acidità, colore verde. Verde è sempre 5% per tutti e blu è 20 per tutti. Blu è poliamide, verde è poliestere. 5, 20, casino. Ok, allora, anche qua vale teoricamente la combinazione con una fettuccia isolata, che si mette intorno alla pianta, vengono venduti e qua dentro c'è l'anno di produzione e si può scrivere anche dentro l'anno di installazione qua sotto, e uno sale in pianta e guarda cosa c'è scritto qua. Okay. Questo è un altro sistema di riconoscimento. Questi sono le fettucce isolate in poliestere, spesso sono in diverse portate, poi metto uguale qua, chiudo, no? 20-30 cm. Questo non è così rigido per cui cade, asola, e poi posso lasciare dentro il terminale, beh, con una funzione, no? Con l'astro, chiudo.
poi faccio il tirante e gli do la stessa cosa. Questo è la Bowline, l'ultimo sul mercato, per circa 2 anni. Ed è il più economico di tutti, e chi se ne frega di tutto prende sta cosa, fa con questa cobra tipo cobra, la mette così intorno alla pianta, già visto, no? Così la chiude senza bande d'espansione, senza fettuccia alla passiva, 2 euro al metro, e fa tutto con strumento idraulico, non a regola d'arte, però ha risparmiato circa 1.000 euro in confronto a uno che fa con cobra volante. No, 1.000 euro di materiale di differenza per una pianta media. Così non si fa, però è fattibile. Anche loro ce l'hanno 2,48 di tonnellate, e lì non tutti di loro producono le fasce assolate, per cui le fasce assolate producono GFT Safe. Gli altri utilizzano, oh no, Grantex anche. Ok, adesso andiamo avanti, e qua c'è un altro prodotto, toccati tutti, questo è... Ah, questo è il TriSafe, no? Questo è il TriSafe, questo è blu, allora è poliamide. Questo è poliestere. È verde e poliestere. Allora, dove lo faccio qua? Adesso abbiamo, siamo su un altro concetto, poliamide, poliestere, no? Questo è blu ed è 20% di elasticità, questo è verde ed è 5% di elasticità, nata, come vi ho detto già all'inizio, con la differenza tra tiranti lunghi si prende coro, tiranti corti si prende lui o Jeffa, per cui per rispondere al mercato hanno inventato il PES. Il PES dicono che è molto rigido, per cui se ce l'ho strutture piccole, cioè small, dun, non grosse, se ce l'ho strutture piccole di diametro vado sul 5, no? Perché devo evitare che la chiama si apra troppo, diametro piccolo, grande flessione, diametro grosso, no? Essendo dentro il diametro al cubo, no, al quarto, significa se si riduce il diametro a metà si riduce la flessione di 16 volte, no? Per cui non è da scherzare, no? Perché il 2, no, 8 volte si riduce, no? 8 volte. Per cui bisogna stare attenti che una branca piccola fa grossi movimenti, un fusto piccolo fa grossi movimenti, allora lì devo andare teoricamente sui 5% anche tiranti lunghi, perché c'è il percentuale. Allora facciamo l'esempio, poliamide 20%, se sono tiranti di 10 metri, quello si allunga di 2 metri, significa che può arrivare fino a 12 metri quel tirante, più la pancia che ho avuto prima, no? Pancia 20 cm 30, più il 20% di elasticità col massimo di carico, arrivo a 12 metri al posto di 10, magari 12,5. Okay. Poliestere invece 5% su 10 metri sono 50 cm, mezzo metro, no? Su, e lì c'è la differenza, no? Che uno vede il percentuale, dipende tanto dalla lunghezza, per cui è difficile. Ok, questi sono loro, devono essere combinati con la fascia solata. La fascia solata ce l'ha diverse misure, no? Scatti da 25 cm, 50, 75, 100, 125, 150 e così via. E ci sono diversi modelli. E questa per esempio della TriSafe, c'era questa segnaletica qua di carico di rottura superato. Qua dentro c'era una parte cucita, no? Con un pezzo doppio. E quando è chiuso, questo rosso è dentro. No? Okay, adesso non ce lo faccio, è dentro, e se io vedo in pianta sta cosa rossa vedo che questo si è aperto, perché si spacca qua, si apre, peccato che si allunga, non mi piace molto, però
perché quando ce l'ho già avuto un colpo in pianta è meglio che non si allunghi più niente. Però se si allunga qua la cucitura, si allunga questo cinturone e si allunga ancora una volta la distanza, no? Per cui non penso che sia proprio così geniale, però non penso bene. Questo normalmente è qua dentro, no? Non so come funziona. Ok, questo va in combinazione con questo. Poi c'è la possibilità, questi qua sono proprio di lusso, c'è di tutto, sono queste qua che ce l'hanno, queste qua, no? Che alla fine si può metterlo fuori e poi chiuderli, non è piccolezza, belle, no? Queste sono diverse lunghezze, diverse portate, deve essere corrispondente. Chiudi pure se ce la fanno. Allora, e questo logicamente per proteggere l'albero, e se faccio un triangolo non posso fare così. Non posso fare così, no? Perché? Perché questi lavorano così. Si sfregano. Adesso diventa costoso. Teoricamente, per salvaguardare bene l'albero, dovrei fare una fascia solata per direzione. Significa per un triangolo 6. Questo è sbagliato e questo è corretto. No? Così si riduce l'attrito e si fa meno danni sulla pianta. Siamo sempre agricoltori e vogliamo mantenere l'albero e non solo applicare. Ok, questo per loro. Poi c'è un'alternativa che adesso ve lo faccio vedere subito, che c'è questa guaina grossa, no? Questa guaina grossa è da poco sul mercato, costa abbastanza, però alla fine siamo più veloci, che viene messa parte interna qua larga, protegge il cambio e protegge anche il cavo, e qua viene chiuso, no? Non con un nodo. Allora abbiamo più o meno la stessa cosa di prima, no? Questa sono rotoli da 25 metri, da 10-12 metri, ed è una cosa alternativa per evitare le fasce assolate che devo avere in magazzino, perché poi quando sono in pianta devo averli, no? E lo svantaggio è che devo avere una certa quantità perché poi rispondere anche alla pianta, oppure le compro queste. E questo? Questo è il verde poliestere, no? Il materiale poliestere verde. Qua c'è dentro un cavo bianco. Questo cavo bianco ce l'ha un cavo di duratura dell'80% dell'originale, no? Se si spezza, so che questo cavo è stato sovraccaricato. Questo cavo si è rotto, non ha funzione statica, quello è dentro, è il classico filo, no? Per cui questo fa solo la gefa. E in particolare della gefa aggiungere quello bianco, però il verde è sempre il 5%, e qua abbiamo il tray safe, che quando si allunga è rosso, si vede da sotto, subito. E chi fa questo qua, no? Poliestere. Così. Praticamente si può fare anche così, no? Domanda. Posso rubare il concetto di cobra, no? Posso metterlo qua dentro, meglio di niente, però mi manca la banda di espansione. E lo sostituisco la banda espansione con la fascia che hai fatto vedere prima. È ancora in garanzia il sistema? Se io uso il Cobra con questa banda di espansione. Allora lì adesso è così, il mercato, cioè, le schede tecniche sono un po' modificate. Una volta erano molto rigidi. Chi utilizzava questo poliamide poliester così perde ogni garanzia perché non è corretta. Ora sì. Loro ti considerano la combinazione con la fascia solata. Adesso, visto che Jeff ha messo sul mercato la fascia grossa, no? Tubolare grossa là, comincia a cambiare, però non ti vendono ancora la banda di espansione, questo non esiste ancora, per cui devi andare alla concorrenza e prendere la banda di espansione, no?
solo che questo è un cavo più sottile e non si allarga così come il cobo a boa, perché ce l'ha molto più trefoli, per cui qua non ce la fai più ad infilare questi sul 2 tonnellate, non va. Mentre l'altro si allarga di più perché ce l'ha meno trefoli il cobo a boa, con le popeline. Allora c'è questo, se tu ti compri questi e lo fai in questa combinazione, per me sei a posto. Ma garanzia? Direi di sì, ha fatto buona volontà, solo che questi su 2 tonnellate non entrano, non ci sono più piccoli. Una volta c'era il medium M, l'ho fatto io, sempre in mia vita abbiamo messo dentro i piccoli di M e andava. Però oggi lo fanno uno per cobra entra, boa entra, qua non entra più, su 4 entra, allora lì funziona. Però senza questa è come capitozzare, lì sanno tutti che non fa bene alla pianta, anche questo non fa bene alla pianta, perché questo è niente, taglia all'albero sempre, per cui è una combinazione da non fare. Però con questa va bene, anche se non è così rigida come la banda di estensione, adesso parlo già come un rappresentante, però Sì, questo però è. Però la banda di espansione non te la vendono. No, tu devi prendere quello, se tu hai deciso di montare questo, fai con questa combinazione oppure con la fascia solata, se è in ordine, anche per la salvaguardia della pianta, non solo per la sopravvivenza, perché è importante questa, che noi siamo arboristi che vogliamo mantenere. Ok? Basta, pausa. Ci siamo. E adesso dopo facciamo ripetizioni di.